L'acqua è un elemento per me irrinunciabile perché ha la possibilità di annullare la gravità. Annullare la gravità, quindi stare in acqua, per me è una sensazione meravigliosa. È un continuo giocare con questo elemento perché la soddisfazione che mi dà dentro è veramente forte. Quando fai la virata, quando senti le bolle, quando soffi sotto acqua, si annulla tutto quello che c'è intorno. È un modo bellissimo per rimanere con me stesso ed è un modo per poter sentire l'unica cosa che in quel momento si avverte, cioè il rumore dell'acqua. Mi chiamo Michele Ferrarin, sono un padre di famiglia, ho due ragazzi, Vittoria e Edoardo, ho una splendida moglie Isabella, lavoro come responsabile amministrativo in una grande azienda qui del Veronese e sono un atleta della Federazione Italiana Triathlon. Il triathlon è uno sport formato da tre discipline, il nuoto, il ciclismo e la corsa. Il tutto unito da momenti di transizione tra il nuoto e la bici e tra la bici e la corsa, che sono il vero collante che dà un'anima così particolare al triathlon. Quando si esce dal nuoto inizia la frazione di ciclismo, è una frazione che ho sempre adorato e per me, essendo una cosa nuova, l'ho fatta anche veramente con tanto entusiasmo. Mi piace perché dà un senso di continuità a quel sentimento di libertà che mi dava il nuotare in acque libere. E poi quando scendi dalla bici, la frazione finale, la corsa, quella a cui mi sono dovuto adattare più di tutte, io pesce che emerge e che va poi in bicicletta e che ha dovuto imparare a correre, quindi per me ancora oggi è un percorso di crescita, c'è sempre qualcosa da fare. Io ho sempre tratto spunto dai miei compagni di squadra perché ognuno con le proprie difficoltà, diverse dalle mie, è sempre stato fonte di risoluzione dei miei problemi, delle mie piccole difficoltà. Poi il team che c'era dietro ha lavorato veramente tanto per noi e quindi la consapevolezza di non essere da solo, ma di farlo per un progetto comune, mi fa sempre parlare al plurale. Poi quando siamo arrivati a Rio si è concretizzato tutto questo percorso così lungo, così faticoso, così bello. Aveva veramente, concretamente, una realizzazione. Il fatto solo di essere lì era veramente bellissimo. Ed era semplicemente arrivato il momento di fare quello che sapevo fare bene. Nient'altro. In quel momento, quando sono salito sul podio, sentire chiamato il nome Italia, ed ero contentissimo di aver fatto questa parentesi così importante per me, rappresentando la mia nazione, rappresentando il mio sport, la mia federazione. Quindi era veramente tutto così concretamente realizzato che è stato un sogno. Carriera. A me piace forse più di ogni altra cosa immaginarlo come un premio per lo sport vero, quello che fai
col cuore, con la passione, con le lacrime, il sudore, che lo fai per te stesso, con i tuoi progetti, le tue ambizioni, i tuoi obiettivi. E quindi tutto questo è stato concretizzato in quell'ora di gara che ricorderò per tutta la vita.